In questo adattamento di 3 aprile, nel 1616, sono successe tre cose che hanno qualcosa in comune ed è il fatto che sono morti tre grandi autori. Il primo è Inca Garcilaso de la Vega, un autore peruviano che è morto proprio il 23 aprile del 1616 a Córdoba, in Spagna. Il secondo è Miguel de Cervantes Saavedra, il grande autore spagnolo. E il terzo è William Shakespeare, un altro grande autore conosciuto da tutti. In realtà, come dicono gli italiani, se non è vero è ben trovato, nel senso che non sono proprio morti il 23 aprile. Inca Garcilaso de Vega sì, è morto quel giorno, mentre Cervantes in realtà è morto il giorno prima, il 22, ma è stato seppellito il 23. Per quanto riguarda William Shakespeare, è morto effettivamente il 23 aprile, però del calendario che usavano gli inglesi e non secondo il nostro calendario. E secondo il nostro calendario attuale, il calendario che anche oggi usano gli inglesi, sarebbe morto una decina di giorni più tardi, quindi stiamo parlando del giorno 3 maggio. E ad ogni modo, il 23 aprile è stata scelta come una data importante per il libro. È stata nel 1995, nella conferenza dell'UNESCO, generale dell'UNESCO, svoltasi a Parigi, è stata scelta questa giornata come la giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore. Inoltre, dal 2001, grazie all'UNESCO, ogni anno viene nominata una città come capitale del mondo del libro. Nel 2001 è stata scelta Madrid, nel 2006 è stata scelta Torino, attualmente è Strasburgo in Francia. Grazie a questo nominare una città, in questa città vengono fatti tantissimi eventi per promuovere il libro e i diritti d'autore. Ho scelto questa data per l'importanza che il libro nella mia vita personale, ma penso anche nella vita di tutti noi. È un po' complicato immaginare una vita senza libri, uno studente senza libri, un mondo attuale senza libri, che siano digitali o siano in formato cartaceo. Questa mia scelta della data non solo è per l'importanza di questi tre autori di cui si parlava prima, ma anche perché serve come data per rendere omaggio al libro, che forse è una delle invenzioni più importanti dell'uomo e grazie ai quali oggi noi siamo qua, riusciamo ad avere una certa capacità di pensiero, di libertà, accesso all'informazione, alla conoscenza. Ed ecco perché è stata scelta questa data importante per tutti noi. Questa data di per sé non ha cambiato il mondo, perché è una data che serve a rendere omaggio al libro e ai diritti d'autore. L'importanza che ha questa data è quella di non solo rendere omaggio al libro, ma anche ricordare il diritto che abbiamo tutti di accesso all'informazione, di accesso alla lettura, di accesso a tutta questa fonte del sapere che vogliono dire i libri. E promuovere la lettura, promuovere che tutti possano avere quel diritto di accesso alla lettura. E questo, secondo me, e credo, spero anche secondo molti di voi, possa essere qualcosa di fondamentale per gli esseri umani. Inoltre, se pensiamo agli attrezzi, un cacciavite, un martello, è una sorta di prolungamento della nostra mano che ci permette di fare cose un po' meglio. Il libro, secondo me, è il prolungamento del nostro cervello, della nostra testa, è quello che ci permette di avere accesso a questa informazione, quello che ci permette di crescere intellettualmente. Inoltre, possiamo pensare che quando noi leggiamo un libro, quando leggiamo Cervantes, quando leggiamo Shakespeare, in questo caso, stiamo entrando in contatto con Cervantes, stiamo entrando in contatto con Shakespeare, stiamo ascoltando la voce di quei grandi personaggi, e non solo loro, ma possiamo pensare anche ad altri, possiamo pensare a Tolstoi, possiamo pensare a Lorca, possiamo pensare a Simone de Beauvoir, possiamo pensare a tantissimi altri autori e autrici che arrivano a noi grazie ai libri e alla lingua scritta.